inizi, dopo qualche mese di attività, quali le impressioni di questa provincia? Ma una provincia viva che ha voglia di ribadire il suo ruolo di casa dei comuni, di essere al centro di un territorio importante dal punto di vista non solo economico ma soprattutto sociale, una provincia che ha voglia di essere nuova e che pretende il giusto rispetto per i propri cittadini, sia in termini di risorse che le vengono riconosciute, sia in termini di possibilità di operare. Ho trovato un personale determinato, pronto anche al cambiamento che è necessario rispetto a una situazione precedente che ormai è soltanto storia. Sì, alle province sono rimaste delle funzioni fondamentali e che sono comunque molto importanti, che incidono sulla vita dei cittadini. Ma fondamentalmente quello che secondo me dovrebbero diventare le province nel futuro è un luogo di incontro, confronto e costruzione degli scenari, ovvero una casa dei comuni dove mettere insieme le buone pratiche, progettare nel medio e lungo periodo e facilitare le azioni che i comuni possono mettere in atto. Un esempio per tutti è la decisione di costituire la centrale unica di committenza, in modo che un servizio che è sicuramente importante, qualitativamente significativo, che i comuni devono svolgere anche dal punto di vista del rispetto dei principi di trasparenza e legalità, ecco, tutto questo servizio, questa parte che è una parte importante, viene centralizzata e gestita dalla provincia. Come potrebbero essere gestiti altri servizi a favore dei comuni, come la gestione, la selezione del personale, la formazione, la riqualificazione e tutta una serie di piccoli adempimenti che, soprattutto per i comuni piccoli, rischiano di diventare troppo gravosi nel futuro. Si è creato un rapporto con Dario Levi in questi primi mesi di lavoro. Qual è la sensazione proprio per quanto riguarda il rapporto con la sede monzese? Io conosco Dario da quando lui era presidente della provincia ed io ero sindaco. In qualche modo i rapporti si sono invertiti. I rapporti sono di tipo assolutamente istituzionale. È ovvio che la città capoluogo ha un grande peso ed è determinante sulle scelte che riguardano il territorio di area vasta. Diciamo che abbiamo appena iniziato i nostri rapporti, che comunque sono tutti improntati alla ricerca del massimo beneficio per i cittadini amministrati dal comune e dalla provincia. Al termine di questo percorso, cosa le piacerebbe che fosse ricordato del politico e amministratore Invernizzi? Non credo che sia fondamentale cosa sia ricordato del politico Invernizzi. Se non viene ricordato nulla, va bene uguale, forse è meglio. Io vorrei che di questo periodo fosse ricordato il termine, il compimento di un percorso che è il rinnovamento dell'ente provincia da una struttura che era palesemente inadeguata ai tempi, ma che diventa veramente un luogo da cui ripartire proprio dal punto di vista della riconoscibilità istituzionale delle funzioni, che è una frase che sembra difficile, ma che in realtà vuol dire che dalla provincia bisogna ripartire per capire quanto è importante che le istituzioni funzionino e mettano al centro i cittadini e il loro stare bene. Ecco, io vorrei che questo periodo fosse ricordato perché dopo un anno e mezzo, i cittadini di Monza e Brianza abbiano delle utilità maggiori rispetto a quelle che avevano prima dell'inizio del mio mandato. Un ruolo fondamentale per quanto riguarda la provincia di Monza hanno le scuole, il loro riassetto, il loro essere più adeguate alle esigenze lavorative di questi ragazzi. Cosa si sente di dire ai ragazzi che affrontano determinate scuole? Io penso che dalla scuola, dalla dignità in primo del luogo dove i ragazzi studiano, dipende molto dell'acquisizione della coscienza civica che i ragazzi stessi avranno negli anni a venire. Uno dei
crucci più grossi è svegliarsi la mattina e sapere che le strutture edilizie non sono, le strutture edilizie scolastiche non sono adeguate o non sono nei desiderata degli studenti e degli insegnanti di Monza e Brianza. Noi non passa giorno che non cerchiamo di reperire le risorse necessarie per riqualificare e ricostruire appunto gli edifici adibiti all'istruzione secondaria superiore. È un grosso problema, è collegato alla qualità dell'offerta formativa, quindi alla possibilità che in una fase di ripensamento, che non è soltanto strutturale, possa essere sommato anche una riformulazione appunto di quelli che sono i corsi e i percorsi didattici e di crescita per i nostri ragazzi. Quindi anche in questo caso, come dire, aspettiamo un momento, i primi prodomi li stiamo già vedendo, un momento in cui ci sarà la possibilità di riprendere ad investire nei plessi scolastici di proprietà della provincia. Sicuramente è una realtà più complessa, sicuramente due mondi diversi. La sensazione è stata che i problemi erano tanti, ma c'erano le forze e le possibilità per risolverli uno ad uno. Sicuramente io svolgo questa funzione da sindaco, come la legge impone. La legge del Rio impone che il presidente della provincia sia un sindaco della provincia stessa. Diciamo che ho portato lo stesso spirito di servizio. Io non contemporaneamente svolgo un'attività professionale e continuo a fare il sindaco della mia comunità. Mi accomuna nei due incarichi istituzionali la fiducia nelle persone che con me collaborano e, come dire, l'intendimento di lasciare una situazione, se possibile, migliore di come l'ho trovata. Diciamo che mi ha aiutato molto il percorso svolto da vicepresidente insieme al presidente Ponti, che ringrazio per la fiducia e per il coraggio che ha dimostrato nominando il sindaco di uno dei comuni più piccoli della Brianza come suo vice, e di avermi supportato e continuare a supportare con una presenza discreta ma importante. Io credo che le due esperienze si completino e credo che nella tanto vituperata legge del Rio questo sia uno degli aspetti probabilmente più riusciti: portare le modalità e la vicinanza che generalmente hanno i sindaci e i problemi del territorio ad un livello più alto. Ecco, questa secondo me è una direzione che può portare dei buoni risultati se assecondata con, come dire, la necessaria dotazione per poter portare avanti gli impegni che ci sono. Allora, ci sono diverse linee di azione che secondo me noi possiamo intraprendere. In primo luogo un'attività di coordinamento tra le forze che sono in campo, che sono in parte ovviamente di ordinamento statale, quindi i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza e l'esercito, e poi c'è il mondo delle polizie locali e della polizia provinciale. Noi abbiamo fatto la scelta di mantenere un corpo di polizia provinciale sostanzialmente orientato alla repressione dei reati ambientali. Io credo che attraverso l'azione sinergica di tutte le forze di polizia e di tutti gli strumenti di controllo del territorio si possa aumentare il grado di sicurezza percepita che i cittadini possono avere nel territorio della provincia di Monza e Brianza. Mi viene difficile collegare, come troppo spesso si fa, il tema della sicurezza a quello dell'immigrazione, in particolare al tema dei richiedenti asilo. Secondo me sono argomenti completamente diversi, nei quali comunque la provincia svolge un ruolo, l'ha giocato e continuerà a cercare di essere protagonista attraverso quella che viene definita l'accoglienza diffusa, quindi con la possibilità di collocare sul territorio in la maniera più allargata possibile appunto i richiedenti asilo. La sicurezza e l'attenzione nei confronti dei fenomeni criminali del territorio riguarda anche altri aspetti, in particolare l'aspetto delle infiltrazioni mafiose sia nella pubblica amministrazione che nel tessuto produttivo. Ecco, anche qui
la provincia può fare un'azione di coordinamento e formazione nei riguardi dei soggetti coinvolti e sicuramente intraprenderemo delle iniziative nei prossimi mesi. Ma il punto della situazione è quello che purtroppo leggiamo dalle cronache, che indicano come un tessuto ricco dal punto di vista economico è un tessuto che è attrattivo per le attività della criminalità organizzata. Io credo che quello che possiamo fare noi in questo momento è prepararci con degli anticorpi che sono quelli della conoscenza, della consapevolezza che ognuno dei protagonisti in campo deve avere. La paura più grande è che noi non siamo preparati a questo tipo di fenomeni e in questo modo siamo più esposti. Per cui io credo che veramente un'attività di prevenzione sia quella che porterà nel medio termine risultati migliori di capacità del territorio di respingere ogni tipo di infiltrazione mafiosa e mafiogena. Partendo, se possibile, anzi credo che sia imprescindibile, partendo dagli atteggiamenti personali, cioè se siamo noi stessi a non supportare a qualsiasi livello un certo tipo di atteggiamento, saremmo in grado anche di estenderlo alle organizzazioni che siamo chiamati a guidare. Si stanno completando delle opere che sono sicuramente significative, vasche di laminazione piuttosto che strumenti di contenimento che mirano a limitare gli effetti di fenomeni atmosferici che negli ultimi anni hanno causato diversi problemi. L'aspetto più importante secondo me è quello di cercare di coinvolgere Brianza Acque, che è l'azienda pubblica partecipata che si occupa del ciclo integrato nell'acqua, anche nell'aiuto alle amministrazioni comunali nella regimentazione delle acque superficiali del reticolo idrico minore. E poi questo aspetto di collaborazione e valorizzazione dei corsi d'acqua presenti nella provincia di Monza e Brianza, che devono tornare ad essere elementi funzionali dal punto di vista della gestione delle acque, ma anche luoghi dal punto di vista naturalistici, per quanto possibile, di richiamo e di sollievo all'interno del territorio più urbanizzato d'Italia. Un altro argomento molto caldo che tocca la gente e si vede quando ci sono delle piccole rivoluzioni locali sulla viabilità, subito la gente si inalbera, chiede anche educatamente ma anche ad alta voce, la situazione delle strade in provincia. Sì, i tagli che le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno imposto alle province hanno anche determinato un calo dell'attività manutentiva sulle strade. Per fortuna ci sono due iniziative che sono significative. La prima è la creazione di una rete stradale regionale che dovrebbe prendersi cura, e siamo in attesa che vengano definiti i tempi, che dovrebbe prendersi cura delle arterie di maggior percorrenza, in particolare la Milano-Meda, e poi il reperimento di fondi che ci consentiranno di intervenire nelle situazioni di maggior difficoltà con interventi strutturali piuttosto che con delle riasfaltature. Rimane aperto il problema di Pedemontana, siamo in attesa di capire quali sono le evoluzioni dal punto di vista societario rispetto alla richiesta di fallimento che è stata avanzata presso il Tribunale, perché quest'opera è assolutamente determinante rispetto alla definizione di scenari futuri. Indipendentemente dall'essere a favore o contrari, è ovvio che questo tipo di progettualità deve ritornare ad essere discussa su un tavolo politico, non può essere soltanto lasciato alle dinamiche del mercato un intervento che veramente va a incidere e segnare così profondamente il territorio. Sì, beh, le strade non sono solo strade, inteso che sono il biglietto da visita di un territorio, sono il luogo dove sono lo strumento che ci consente di incontrarci, di spostarci e sostanzialmente di crescere. Noi ne siamo ben consapevoli, sappiamo anche che legato ad un aspetto di sicurezza c'è un aspetto di proprio di godibilità, di costruzione di una rete che sia funzionale all'attività lavorativa, che sia funzionale all'attività ricreativa, che sia funzionale alla possibilità della gente, per le persone di crescere sotto ogni punto di vista.
anche, come dire, nella consapevolezza che il bello aiuta tutti questi percorsi e allieta tutte queste, lo svolgimento di tutte queste attività. Quello che dovrebbe essere nella consapevolezza di tutti è che non si può porre nelle condizioni chi amministra di dover operare delle scelte in funzione del fatto che mancano delle risorse. Per cui è necessario, ripeto, torniamo all'inizio, che se alle province vengono riservate delle funzioni, queste siano corredate dalle risorse necessarie perché possano essere svolte. E comunque questo, d'altra parte, ci può insegnare come ogni nostra più piccola scelta poi possa essere veramente determinante e quindi, come dire, ci riporta un po' al peso dell'impegno che ci siamo assunti.